Comune di Campofranco, buonasera. Vedo con immenso piacere che anche stasera la piazza è piena. Questo significa che se è vero da un lato che c'è un diffuso malcontento tra la gente, però è altrettanto vero che questa campagna elettorale dall'una e dall'altra parte è molto seguita dalla gente. La gente ha voglia di sentire quello che abbiamo da dirvi. Io stasera non volevo limitarmi solamente a portare i miei saluti e esporre e presentare i candidati al Consiglio Comunale che parleranno stasera, però mi sembra opportuno rimarcare e rispondere a qualche frecciatina politica che mi è stata data, inviata dall'avversario politico, che è giusto che ci sia, attenzione, perché stiamo parlando di una campagna politica, sono delle frecciatine di carattere politico che non hanno nulla a che vedere con la sfera personale, ma è altrettanto giusto che si dia una risposta. Io volevo informare Donatella Di Carlo e soprattutto i suoi informatori che lo sportello di cui parlavo nel primo comizio non è lo sportello del lavoro che voi avete inserito nel vostro programma, che so benissimo che esiste già a Campofranco, anche se non funziona come dovrebbe, quello però è un altro discorso. Ma noi abbiamo parlato e l'abbiamo specificato in maniera puntuale nel nostro programma di uno sportello multifunzionale che ha una duplice funzione. La funzione di sportello del lavoro, quindi punto di riferimento per i giovani in cerca di lavoro, che deve informare i giovani dell'esistenza di leggi per la creazione di imprese, quindi punto di riferimento, punto d'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, ma soprattutto deve funzionare anche come sportello unico per le attività produttive, che è una cosa completamente diversa. Lo sportello unico per le attività produttive è uno strumento di semplificazione per i rapporti tra la pubblica amministrazione e le imprese, uno strumento di semplificazione amministrativa, di semplificazione burocratica che serve alle imprese. Quindi lo sportello di cui noi abbiamo parlato nel nostro programma è uno sportello che si deve occupare della tematica del lavoro a 360 gradi, sia per quanto attiene la sfera di chi è in cerca di lavoro, sia per quanto attiene la sfera delle imprese, sia quelle presenti nel territorio, ma soprattutto quelle che vogliono investire nel territorio. E questo tipo di sportello a Campofranco non esiste. Poi mi è stato puntualizzato pure in maniera molto puntuale che due opere che noi abbiamo inserito nel nostro programma, e mi riferisco nella fattispecie al rifacimento della pavimentazione del corso Vittorio Emanuele e alla strada di collegamento tra la via Santa Croce e l'uscita del paese, per capirci la via di fuga, sono due opere che sono state portate avanti dall'amministrazione comunale uscente. Lo so benissimo che sono stati presentati due progetti per quanto attiene il corso Vittorio Emanuele al CIPE, al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, e per quanto attiene la via di fuga alla Regione Siciliana, ma purtroppo non sono state finanziate. Ecco il motivo per cui ce le siamo intestate noi, nel senso che siamo noi che vogliamo portare avanti la realizzazione di queste opere. Cosa ben diversa da altre tre opere importanti che sono state portate avanti da questa amministrazione, ma che a differenza già sono state individuate le risorse finanziarie, quindi sono già delle opere finanziate, e mi riferisco al rifacimento del manto in erba sintetica dello stadio comunale e l'adeguamento alle normative vigenti.
Mi riferisco all'illuminazione della contrada Monica fino al bivio di Sutera e mi riferisco a opere di urbanizzazione e di riqualificazione del villaggio Faina. Queste tre opere sono già finanziate e quindi l'amministrazione comunale che verrà dovrà avere solo il compito di portarle avanti. Io non voglio dilungarmi perché stasera parleranno tre candidati al Consiglio Comunale che sono tre punti di forza della nostra bellissima squadra e sono in ordine Enza Baldone, Antonio Giacchino e Toni Palletta. Io nel ringraziarvi sempre per l'attenzione, per la partecipazione, vi rinnovo l'invito a darci la vostra fiducia, di votare con coscienza e di votare quindi il 6 e il 7 maggio la lista Noi Campofranchesi e David Mendola sindaco. Grazie e passo la parola a Enza Baldone. Grazie David. Buonasera a tutti i presenti, a chi è venuto da fuori e a chi ci segue da lontano. Vi ringrazio per la vostra partecipazione. Sono Enza Baldone, molti di voi mi conoscono, altri magari un po' meno. Mi sono candidata nella lista civica Noi Campofranchesi a sostegno della candidatura a sindaco di David Mendola. Ho accettato l'invito di David a far parte di questa squadra riflettendo sul discorso di Giorgio Napolitano, che nell'aula magna dell'Università Tor Vergata di Roma gridava ai presenti che la politica si deve risollevare dall'impoverimento culturale che ne ha segnato la decadenza. Ammoniva i presenti di coinvolgere i giovani, oggi troppo lontani dalla propensione per la politica. Ecco, queste parole mi hanno portato a riflettere e a decidere di candidarmi. Mi sono stancata di sentire che niente può cambiare, che niente possa essere fatto per Campofranco. Incontro gente sempre più sfiduciata, anche chi un tempo era ottimista, oggi non lo è più. Il paese ha bisogno di noi giovani, di tutte le nostre energie e idee per risollevarsi. Giorno dopo giorno, tutti insieme, abbiamo perfezionato il nostro programma e abbiamo messo nero su bianco ciò che possa essere fatto concretamente realizzabile a Campofranco. Ovviamente quello che di buono già c'è lo vogliamo valorizzare e portare avanti. Quello che manca, realizzarlo, se ce lo consentirete ovviamente. Ma cosa vuol dire fare politica oggi a Campofranco? La politica, a mio avviso, nasce per realizzare quei beni e servizi che singolarmente l'individuo non riesce a realizzare. Ed è questo aspetto, su questo che noi abbiamo puntato, quello su cui vogliamo focalizzare l'attenzione. Noi dell'Alleanza Civica, noi campofranchesi, vogliamo ridare credibilità e fiducia a chi ha perduto interesse alla politica, partendo dalle cose più semplici. La gestione della res pubblica deve essere affidato a chi è in grado di portare un esempio concreto, positivo. Non si può dare un incarico a chi non è in grado di ben discernere o a chi non è in grado di prendere delle decisioni per la collettività o chi non è in grado di programmare e pianificare la vita di un paese. È finita l'era dei politici improvvisati, dei politici che vi chiedono il voto in cambio di un favore o ancora peggio in cambio di posti di lavoro. Mi preme sottolineare inoltre, a nome mio e delle mie alleate di lista, che siamo qui non perché quote rosa, ma ci siamo perché vogliamo esserci, siamo parte attiva della società e di questa squadra. Con le nostre idee e con i nostri valori vogliamo dare un contributo attivo per il futuro di Campofranco. Dobbiamo ritornare a un sistema meritocratico e non clientelare, altrimenti nessuno potrà più sacrificarsi per la crescita personale o collettiva. Ci si chiederà perché farlo, molti di giovani sono sfiduciati proprio per questo e non hanno più interesse a nulla. È proprio da qui che dobbiamo ripartire. Il disagio del resto non è solo nostro, è di un'intera generazione e dell'Italia tutta.
in questi giorni vediamo nascere diversi movimenti in tutta Italia, cioè in questi ultimi anni veramente, proprio a significare il disagio della politica. Partendo proprio dal piccolo comune in cui viviamo, dobbiamo trovare, a mio avviso, la forza e il coraggio per cambiare le cose, fare scelte coraggiose anche se possono essere impopolari, per il bene di tutti. Il mio impegno per Campofranco è nell'interesse di Campofranco. Sono una libera cittadina che non ha chiesto mai favori a nessuno, e questo ve lo possono dire. Il mio è lo sforzo di un'intera vita, riuscire a farcela con le mie sole forze. Non ho deciso di impegnarmi per avere qualche favore o mi è stato promesso qualcosa, anzi mi è stato chiesto di lavorare per Campofranco e per il bene di tutti noi. Cambiare le sorti del proprio paese è sicuramente una missione affascinante, un'impresa ardua ma non impossibile. È un lavoro di squadra, un lavoro della collettività, nessuno si sente escluso. Ognuno di noi ha delle responsabilità e deve fare la sua piccola parte. Io ho un lavoro che mi chiede impegno e devozione, che svolgo da 6 anni. Pur avendo cambiato già 3 società, ho provato la condizione e il disagio di chi sta fuori, ho fatto l'esperienza all'estero, ho anche abitato a Milano e so cosa vuol dire. Chi non prova il disagio non lo può capire. Poi inoltre, già sono alla mia 3ª esperienza lavorativa. La prima l'ho persa, facevo parte di un SPA con 260 dipendenti a causa del malgoverno, della corruzione dilagante, di tutta una serie di meccanismi che hanno permesso all'azienda dove lavoravo di fallire. Quindi vi posso dire che so proprio sulla mia pelle cosa vuol dire ricominciare da zero, rimettersi di nuovo in gioco, ripartire proprio da niente. E per fortuna, non so perché, sarà stato forse frutto del fatto che già mi conoscessero, sono riuscita a trovare subito un altro lavoro. Non ho fatto ricorso a niente, a nessun sostegno di mantenimento o quant'altro. Ogni giorno, per via del mio lavoro, incontro persone in difficoltà e cerco sempre di fare del mio meglio per trovare delle soluzioni. Ho un gran rispetto di tutti e soprattutto di chi soffre, ma proprio quando non puoi fare niente ti accorgi di quanto sia importante vivere in un paese sano, con una classe politica onesta, capace, che faccia gli interessi dei cittadini e prenda le decisioni per il bene dei lavoratori e non sperpera i soldi dei contribuenti. Ti accorgi quanto incidano le decisioni prese dagli altri sulla tua vita. Noi giovani siamo la fascia meno tutelata in questo momento. Non vogliamo più subire la politica, ma farla noi, nell'interesse di tutti. Credo che in un momento storico difficile come il nostro, chi ha le competenze e la voglia di poter fare, debba farlo, a prescindere dallo schieramento politico o credo religioso. In una crisi senza precedenti come quella che stiamo vivendo, è necessario mettere in campo la senior e melior pars della società, quello che dicevano i latini, la parte sana, la parte migliore. Lo studio è sacrificio, è impegno, è libertà, è conoscenza. Solo chi sa può guardare avanti al proprio futuro con consapevolezza. Noi campofranchesi vogliamo essere davvero determinanti nel processo di sviluppo del nostro paese e siamo pienamente consapevoli del difficile ruolo che andremo a ricoprire nei prossimi 5 anni, se ce lo consentirete. Non abbiamo intenzione di derogare ad altri il nostro compito così delicato. Lavoreremo e studieremo le giuste strategie per la nostra Campofranco. Abbiamo menti allenate a trovare soluzioni per via dei nostri lavori e delle nostre attività. Mettiamo a disposizione le nostre competenze ed esperienze. Non abbiamo nient'altro da offrirvi. Le rivoluzioni sono storicamente partite dalle piccole cose. Siete liberi, miei cari concittadini, liberi di votare chi volete. Ricordatevi che il voto, inoltre, è libero e segreto. Colgo l'occasione per ricordarvi che va espresso contrassegnando sia il nome del candidato, nel nostro caso Dave Mendola,
e poi quello della lista, scrivendo nome e cognome del candidato prescelto. La nostra è una piccola rivoluzione, se mi consentita, che ci vede, che vi vede protagonisti. Cittadini, che sapete discernere, cari campofranchesi, che siete pronti e maturi per capire chi votare, chi effettivamente ci mette cuore e testa in questa campagna elettorale per avere un paese migliore, non menzogne, ma fatti, a partire da piccoli interventi che hanno però un impatto notevole sulla vita quotidiana di tutti noi cittadini, cose perfettamente realizzabili, come potrete leggere nel nostro programma, come ad esempio la rete wifi libera, che può dare la possibilità a tutti, anche chi non è in grado di pagarsi un abbonamento internet, di collegarsi alla rete. Maggiore attenzione inoltre sarà data alle donne, con piccole e importanti, secondo me, accorgimenti, ad esempio le strisce rosa, già presenti in altri comuni italiani, che sono dei parcheggi situati nella prossimità di farmacia, scuole, istituti scolastici, asili nido. Piccole ma grandi attenzioni, dicevo, che possono migliorare la vita di tutti e delle neo mamme in prevalenza. Incentivare la raccolta. Incentivare la raccolta differenziata è un'altra piccola grande rivoluzione, non che non si sia fatta, si è sempre partiti ma mai arrivati a risultati significativi. Bisognerà vigilare e dare il giusto supporto affinché venga fatta responsabilmente. Ciò porterà a un risparmio significativo per il nostro comune. Ora, mi preme sottolineare l'importanza di votare questa squadra e David Mendola, sindaco di Campofranco. Io conosco David da una vita. È sempre stato un amico leale e sincero e si è deciso di impegnarsi per Campofranco, accettando un ruolo così delicato in un periodo così difficile. Lo farà a 360 gradi. Lo ammiro inoltre per il coraggio e la coerenza. Noi siamo alle politiche, non siamo alle politiche, scusate, siamo alle comunali. Pertanto vi invito a votare la squadra, il candidato, il nostro progetto. La macchina amministrativa deve funzionare nel rispetto di tutti, delle leggi, di tutti noi. Noi crediamo di avere le persone giuste nella squadra giusta e siamo tutti qui per sostenere David. Siamo giovani, siamo degli amici con delle idee molto chiare. Abbiamo condiviso questo progetto per Campofranco senza alcuna intromissione esterna, solo con le nostre forze. È un segnale incisivo ed è questa la garanzia per tutti voi e per tutti noi. Il disagio della politica ci ha spinti a provare nuove strade e a unirci per il bene di Campofranco. Normalmente sono i padri che pensano ai figli. Oggi siamo noi, figli di Campofranco, a chiedere il voto per noi, per tutti voi. Votate David Mendola al sindaco di Campofranco. Grazie. Buonasera amici e concittadini, mi presento in quanto per me è la prima volta che salgo in un pubblico palco per un pubblico comizio che riguarda le elezioni amministrative. Non sono mai sceso in politica, però adesso mi è sembrato il momento giusto per avvicinarmi alla politica, visto che, come ha detto Enza, oggi il concetto di politica e in particolar modo la situazione, il contesto socio-economico dove ci troviamo, mettono in evidenza che il nostro paese è in serie difficoltà. Partiamo innanzitutto dalla mia figura. Io vivo a Campofranco e ho espletato la mia attività ed espleto la mia attività a Campofranco di commercialista. Mi sono già speso per Campofranco, tutti mi conoscono per la mia serietà, per la mia correttezza, e adesso questo gruppo di amici, amici dell'adolescenza con cui effettivamente abbiamo avuto modo di uscire, di divertirci insieme, abbiamo deciso di iniziare un grande progetto, un progetto che si basa su dei valori importanti, che sono appunto la legalità, la trasparenza, la crescita e lo sviluppo economico del nostro paese. Ricordo a tutti che 20 anni fa il nostro paese era il fiore all'occhiello del vallone. Oggi mi sa proprio che non è proprio così.
effettivamente la situazione economica di Campofranco è disastrosa. Non dico quella finanziaria, siccome ho rivestito fino a alcuni giorni fa l'incarico di revisore, mi sembra giusto portarvi a conoscenza della situazione dell'amministrazione comunale, che voglio elogiare l'amministrazione uscente, non criticare, ed è molto importante questo, perché hanno operato bene nel quinquennio, e lo dico al popolo, lo dico da qua, non lo dico dai guerri, lo dico qua sopra e dico che hanno operato bene e si sono spesi per Campofranco. Perché effettivamente il miglioramento c'è stato, il miglioramento non si vede nell'immediato, bisogna distinguere che l'intervento della politica economica è sempre un intervento sia a breve che a lungo termine e l'amministrazione si è spesa sia per il breve termine che per il lungo termine. Infatti, solamente per chiarezza, perché c'è pure una trasparenza e c'è pure un'odontologia professionale da tutelare, l'amministrazione comunale nel bilancio del 2011 lo ha chiuso con un avanzo di amministrazione. Inoltre ha un saldo della gestione corrente positivo e non è un ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 244 del TUE. Se qualcuno ha qualcosa da chiedere, o meglio se vuole ulteriori informazioni in campo alla struttura finanziaria dell'ente, ricordo che c'è la possibilità di richiedere l'accesso agli atti amministrativi e in ogni caso le delibere del Consiglio Comunale con i dati vengono sempre messi sul sito del Comune. Penso di essere stato chiaro questo. Parliamo della squadra adesso e dell'ideale che effettivamente ci ha spinto. È un ideale che effettivamente ho condiviso con questi amici, ma nulla ha chiuso le porte a altri amici che effettivamente potevano far parte di questo grande progetto, perché è un grande progetto con il quale cerchiamo di far ricrescere e riportare il fiore all'occhiello nel paese di Campofranco, cosa che effettivamente qualcuno ha dimenticato. Quello che voglio dire è che effettivamente, camminando per le strade, sento dire: no, io non vado a votare, a me non interessa la politica. Ebbene, vi devo ricordare, come ha detto la mia amica Enza, che la politica è il fine della vita, dice Aristotele. E se Aristotele ha detto che è il fine della vita, la politica, noi dobbiamo considerare che la politica e quindi l'uomo è inserito in una collettività, e come collettività è necessario che ci sia una persona chiamata amministratore, e che questo amministratore è mosso dalle tre E fondamentali in economia: economicità, efficienza e efficacia. E questo amministratore è necessario che muova per l'interesse della collettività. Facciamo luce sul contesto socio-economico del ventennio. E cosa è successo nel contesto socio-economico del ventennio? Le amministrazioni, tutte le amministrazioni, prima erano aiutate dai governi centrali, successivamente la legge, prima la 140 del 1990 e successivamente la legge Bassanini e dopo la legge sull'autonomia e ora il federalismo fiscale, hanno riversato in capo alle amministrazioni comunali un peso notevole, per cui la mancanza della figura di un amministratore che deve essere più che altro un programmatore e un progettista degli investimenti dell'ente, lo porta appunto a fallire, e se fallisce va a impantanare la macchina amministrativa. Io penso che nella nostra squadra qualcuno, o meglio più di una persona, che possa avere delle competenze per spronare e per cercare di indirizzare la macchina amministrativa verso la giusta direzione ci sia. Non per vanto, mi voglio semplicemente portare a capire. Molti criticano l'amministrazione attuale o l'amministrazione che ci sono state nel passato, che effettivamente non hanno chiesto i fondi comunitari. Io non li critico, perché effettivamente non è semplice addivenire a una conoscenza di come si presentano i progetti, quali devono essere i requisiti necessari. Io, per poter divenire uno dei soggetti promotori, certificatori e nello stesso tempo controllore dei progetti comunitari, ho frequentato un corso con l'assessorato regionale che è durato 7 giorni con esame finale, e guarda caso adesso ho deciso di spendere il mio corso in una lista, la lista di noi campofranchesi, per l'interesse vostro.
In ogni caso l'aspetto importante è quello che la macchina amministrativa deve cercare di promuovere uno sviluppo creativo. L'amministratore non può anteporre l'interesse del singolo all'interesse collettivo, cosa che dico che nelle amministrazioni ognuno cerca di non fare, ma può succedere che qualcosa venga ad essere fatto. In questo caso è necessario intervenire al fine di riprendere la macchina amministrativa e rimetterla nella giusta direzione. Questo noi vogliamo data la possibilità, che ci venga data la possibilità di cercare di spronare per questo quinquennio il comune di Campobasso, provare effettivamente ad abbracciarci sia con la comunità europea, non in maniera utopistica, in maniera reale, sia con la regione Sicilia, dove effettivamente possiamo far valere il nostro peso a livello di fondi sociali europei e in particolar modo i rapporti Italia-Malta oppure FSE 2007-2013. E quello che dico non sono parole di trend, sono parole di una persona che fa parte di un long list e è in grado di dare la certezza del suo diritto. Nel nostro programma, come avete letto, ci sono tantissime cose. Pure io effettivamente leggendo il programma alcune cose dico, ma riusciremo a farle? Ma quando li dovremo fare? Sono delle situazioni che effettivamente lasciano dei dubbi, lasciano delle incertezze o delle certezze per qualcuno. Effettivamente vi dico che la carne sul fuoco è tanta, però facciamo delle scelte, innanzitutto oculate, distinguendo, come la politica economica insegna a fare, scelte di breve periodo, scelte di lungo periodo. Scelte di breve periodo che riguardano le esigenze immediate della collettività, quelle che effettivamente la collettività ha bisogno e che si possono offrire alla comunità con una ricaduta, un peso zero sul bilancio dell'ente pubblico. E dopo valuteremo le scelte di lungo periodo, che sono quelle che effettivamente debbono costituire il volano della crescita economica del nostro paese. Effettivamente Enza parlava pure di crisi. La crisi è una crisi globale, è una crisi che effettivamente non possiamo dire che noi siamo esenti o più siamo esonerati alla crisi. Una crisi globale ha un andamento ciclico, la crisi del 27, che effettivamente dopo ha avuto delle soluzioni, ma ad ogni crisi dobbiamo sapere che c'è dopo un periodo di espansione, e quando si parla di espansione significa crescita, e noi non ci possiamo fare trovare impreparati. Dobbiamo cercare di seminare per andare a raccogliere successivamente. Per questo con la lista noi cerchiamo, e questo che cerchiamo di fare, i progetti non trovano una soluzione immediata. Il progetto viene presentato, ma a volte non è colpa né dell'amministrazione attuale né dell'amministrazione che verrà, che non potrà realizzare un progetto. A volte è il sistema, la burocrazia che effettivamente ostacola tutto questo contesto. Per quanto riguarda le scelte a breve termine che noi ci siamo poste, che potete pure leggere nel programma, riguarda innanzitutto un miglioramento della viabilità. Ciò significa cercare di fare in modo che le risorse interne all'amministrazione comunale possano essere utilizzate in maniera efficiente. Che significa? Innanzitutto responsabilizzare con il buonsenso del padre di famiglia. Non è che una strada che viene fatta oggi, domani può essere rifatta o a distanza di pochi mesi. Queste cose non vanno bene, queste cose ci danneggiano. Effettivamente bisogna intervenire responsabilizzando ed educando i soggetti che effettivamente eseguono queste opere. E questo è uno dei nostri obiettivi, educare alla responsabilità, individuando dove è possibile vengono date delle condizioni al soggetto preposto al controllo per poterli monitorare continuamente. Altro aspetto importante riguarda il problema dei rifiuti, un problema dei rifiuti che tutti affrontano, però nessuno si è mai posto il problema di chiedere uno spazio a un soggetto privato. Noi solitamente siamo abituati a chiedere al pubblico. La raccolta e quindi la differenziazione tra i cartoni, la plastica, l'alluminio, la gomma, anziché affidarci a soggetti pubblici, o meglio, cercare uno spazio pubblico in punta di piedi, potremmo chiederlo a qualche soggetto privato e successivamente vedere di trasformare queste risorse in finanziamenti produttivi per l'ente pubblico e in premialità per la collettività. Per quanto riguarda nel lungo periodo, la scelta che effettivamente abbiamo studiato, non solo io, l'intera squadra,
che è una cosa importante, è quella della creazione di un tavolo tecnico, dove in questo tavolo tecnico effettivamente si possono sedere realmente imprenditori che, come ha detto David nel comizio iniziale di apertura, sono disposti a investire in Sicilia, in particolar modo per sia la fiscalità di vantaggio sia la zona franca, per cui lo stabilimento dell'Italsali può diventare effettivamente un volano dell'economia locale. Questo perché, se effettivamente si riesce a effettuare sia un'opera di bonifica che di riconversione industriale anche alla luce del decreto Monti, perché bisogna avere la sfera nel leggere le norme, qual è l'orientamento, e quindi potremmo effettivamente invitare questi imprenditori, che già sappiamo pure dei nomi di imprenditori disposti a venire, con studi tecnici che sono disposti pure a collaborare a costo zero e che effettivamente si sono spesi già per la Sicilia e hanno creato molteplici opere, e quindi anche per il nostro paese, con le conoscenze che abbiamo in seno alle squadre, possiamo realizzarli. Mi accingo a chiudere il mio discorso dicendovi, esortandovi, innanzitutto scusandomi per eventuali errori che ho commesso quando parlavo, e invitandovi il 6 e 7 maggio a votare la lista Noi Campofranchesi e Mendola Sindaco. Grazie, buonasera. Buonasera a tutti. Modo di esordire in un comizio potrà sembrare strano. Per spiegarlo devo tornare indietro di parecchi anni fa, circa 20 credo, forse ero un ragazzino non ancora maggiorenne, quando da questo palco parlavano i grandi della politica di Campofranco, il Alfonso Virgilio, Giovanni Di Castro, che secondo me è stato il più grande oratore della politica di Campofranco. Io ero un ragazzino, ero lì sotto il palco, mi facevo trascinare dall'enfasi delle loro parole, dei loro comizi, e pensavo, chissà se un giorno anch'io sarò su quel palco a parlare. Soprattutto pensavo se ne sarò capace. Soprattutto ancora pensavo se avrò la libertà di farlo. È importante questo, è importante essere liberi, liberi di poter esprimere i propri pensieri, libero di divulgarli, libero di scegliere con chi stare, libero di scegliere con chi camminare, libero di pensare con la mia testa, libero di elogiare, libero di criticare. Potrei continuare tutta la serata con l'acronimo libero. Però ora mi chiedo, come si fa a dare un nome ad una lista, Liberi per Campofranco, quando il 90% dei loro candidati non hanno la libertà economico-lavorativa? Come ancora si dà la possibilità di dare il nome Liberi per Campofranco ad una lista dove il 90% delle persone non ha la possibilità di esprimere la propria ideologia politica? E ancora, come si può essere così egoisti da sacrificare l'ingenuità di ragazzi per scopi politici che nulla hanno a che vedere con il buon governo del nostro comune? Mi rivolgo a voi, ragazzi dell'altra lista, svegliatevi, svegliatevi, indagate bene sul vero progetto della vostra lista, non vi fate ammaliare da sirene che non esistono, non fatevi fare false promesse, nessuno può fare false promesse. Io sono libero e da uomo libero ho scelto di candidarmi con questa lista. Sono libero di manifestare la mia ideologia politica, senza alcun indugio, senza alcuna remora, senza pensare di far torto ad una o ad un'altra persona, perché io non ho mai chiesto niente a nessuno e non chiederò mai cosa che non sarà solo per il bene della mia collettività, della nostra collettività. Bravo.
come ho detto prima, da uomo libero ho scelto di candidarmi con la lista Noi Campofranchesi, di candidarmi con David. David con me ha sfondato una porta aperta. Solo spiegandomi il progetto mi ha convinto a stare accanto a lui, mi ha convinto a stare in questa lista, a far parte di un progetto che sicuramente avrà la possibilità di far invertire la rotta ad una comunità che da anni vive nell'immobilismo più totale. David, il vero fautore di questa lista, l'unica persona in paese che ha saputo mettere insieme, che ha saputo incollare tutti i tasselli di una lista così omogenea e così dotata di persone di grande cultura, di grande preparazione e di grande moralità. Chi parla di inesperienza ha dovuto ricredersi già da subito quando ha letto i nomi delle persone che formano questa lista. Tutto ciò devi farvi pensare con quale bravura e con quale tenacia David si è affrancato la fiducia di tutti noi. E gli altri? Che fine hanno fatto gli altri? Quelli con 40 anni di politica alle spalle, quelle persone che non hanno saputo mettere insieme 3-4 candidati, neanche in appoggio alle liste che già ci sono. No, signori, non sono sicuramente con noi queste persone. Noi siamo ragazzi con poca esperienza, noi siamo ragazzi giovani, non abbiamo gli appoggi giusti. Ma chi ve lo dice che vogliamo essere appoggiati da qualcuno che poi ci chiederà il conto? Quello che sappiamo fare, da soli, senza nessun appoggio. E gli altri? Mi rivolgo a quelli che sono rimasti seduti ad aspettare che sia il tempo a cambiare gli eventi. No, cari amici del retroscena, non è così che funziona. La storia si cambia con atti audaci, con il coraggio, e a noi questo non manca sicuramente. Abbiamo deciso di metterci la faccia. Ho deciso di metterci la faccia, consapevole che non sarà una cosa facile, ma altrettanto consapevole di aver già dimostrato, magari in altri campi, di avere le capacità giuste. È più difficile, più ardui sono gli impegni, più riesco a dare ottimi risultati. E ancora, dove sono gli altri? Quelli che, prendendo spunto di un personaggio manzoniano, chiamerò gli innominati. Ecco, quelle persone che secondo una loro strategia vogliono praticamente spostare dei voti facendo circolare false illazioni, pretendendo, come ho detto prima, di far veicolare voti da un posto a un altro, da una lista all'altra. No, carissimo innominato, ormai la gente ragiona con la propria testa, la gente di Campofranco ha aperto gli occhi, è stufa di dover sentire sempre gli stessi discorsi. Tu innominato, pur di accaparrarti l'attenzione ai cittadini, stai propagandando l'utilità del voto disgiunto, snocciolando falsi criteri e false teorie. Certamente non stanno con noi queste persone. Noi candidati di questa lista rifiutiamo categoricamente il voto disgiunto, ma non perché non ci vogliamo bene, ma perché vogliamo tanto bene alla collettività. Sapete quali danni porterà alla comunità un'ipotetica elezione di una lista trasversale a sindaco? Un danno che loro sanno qual è e che cosa comporterà, però ci fanno credere che potrebbe essere una cosa normale. Riflettete bene quando vi dicono di fare questa scelta. Riflettete su quello che può succedere, ma soprattutto riflettete sulle persone che ve lo dicono. Riflettete su quale orbita stanno queste persone. Sicuramente non stanno con noi, non appoggiano sicuramente noi, perché nessuno dei nostri sostenitori potrà essere così egoista
da sacrificare per interessi personali il buon governo del nostro paese. Chiedetelo a voi stessi chi sono queste persone. A chi di voi hanno chiesto di farlo, capirete da soli chi sono queste persone e soprattutto capirete quale lista appoggiano, quale prezzo vogliono farci pagare pur di stare sempre in sella ad un cavallo che alla fine ha portato vantaggi solo a loro stesse e a poche altre persone, magari un cavallo con le ali. Queste persone hanno paura di lasciare il potere, hanno paura di lasciare campo libero a giovani che hanno nel loro DNA la voglia di crescere e di far crescere la società in cui vivono. Perciò cittadini di Campofranco, dateci la fiducia che meritiamo e noi sapremo sicuramente ripagarla con impegno e spirito di sacrificio. Un'ultima cosa. Non mi sono ancora presentato, non l'ho fatto prima, non perché non lo ritengo importante, ma perché voglio menzionare due persone, oltre a mia moglie che mi sostiene con spirito sacrificio e molta, molta abnegazione, ne voglio menzionare altri due, per due motivi diversi. Uno per l'educazione che mi ha dato, l'altro per tutte le volte che mi ha fatto sentire fiero di appartenere a questa famiglia. Come ben sapete, sono figlio di Ciccio Palletta, usato per intenderci, ma persona a cui si deve riconoscere una grande onestà morale e politica. Sono nipote di Lullù Palletta, Pireggio, che in quanto a coerenza politica, per chi se lo ricorda, ha fatto storia. Ora voglio dire, io mi sento uno di loro, nel mio sangue scorre il loro stesso sangue, il rosso del loro stesso sangue, e oggi su questo palco vi prometto solennemente che se ci darete la vostra fiducia, vi dimostrerò con la loro stessa coerenza, la stessa loro onestà, lo stesso impegno di sapere portare avanti il bene della collettività, tutti gli impegni presi con la pubblicazione del nostro programma. Perciò chiedo a tutti di farvi ambasciatori di questo nostro progetto, di fare referenza attiva. Fate capire quanto è importante andare a votare e scegliere con criterio chi dovrà governarci per i prossimi 5 anni. Votate e fate votare la lista a noi campofranchesi e soprattutto David Mendola sindaco. Grazie.